bla bla. Ah, questo bla, è un matchup de merda. Però vabbè. E poi Gabbo non doveva provare lo sfiga. Poi proviamo anche lo sfiga deck. Io ci ho messo anche 60 anni a fare la mia partita, perché ovviamente tutto quello che e tra l'altro era anche un matchup negativo. Hai vinto contro un matchup negativo per te. Ciao Defeat Sender, a presto. Allora, se un Pirate Warrior, ho notato, se è un Pirate Warrior un po' ce l'abbiamo nel culo, se è uno Spiteful Warrior abbiamo qualche speranza. Va bene. Ciao Doc, ci vediamo. Bravo Gabbo, avendo giocato contro un Q-Block possiamo anche dire che hai visto il 99% della scena competitiva di Hearthstone di oggi. Ok. In realtà magari fosse il 99% della scena competitiva di Hearthstone di oggi. Oh, io mi sto facendo una cultura sul meta di Hearthstone, cercando più o meno di livellarlo al livello della mia conoscenza del meta di Overwatch, che quello è quello che conosco più di tutto. Sì, perché Gabbo è un ottimo Lucio su PC. Sì, mi piacerebbe esserlo un po' di più. No, devo migliorarmi le mani, ecco. È un control warrior, quindi possiamo. Se è un fatigue warrior, abbiamo problemi. Diciamo che il matchup è un po' migliore rispetto a quello che avevi in mente tu. No, era te peggiore. Ah, ok, fantastico. Se è un. Ma vai a cagare, ma sei soltanto un quest. Ma che cazzo me ne frega? Ma sì. Se sei solo un quest. Tutti questi bellissimi quest. Non ho problema. Te però ti leviamo dal cazzo. La valira. Gabbo mira a pesci più grandi. Ti insegneremo a mirare a pesci più grandi. Va bene. Ogni mattina sui server di Hearthstone un rogue si sveglia e sa che dovrà millare. Sì. Se vorrà sopravvivere. Vero. Io devo andare che il sonno mi chiama. Buona serata Gian e buona serata anche a te Gabbo. Ciao Eren. Pesca, pesca. Vai tranquillo. La sua quest cos'è? Quando gioca, dopo che ha giocato 7 servitori con provocazione, gli viene data un'arma 4-2 a costo 3 che trasforma il suo potere eroe in tappa 2 infliggendo danni a un servitore casuale. Ah, bene. La giustizia è via. Proprio quello. Gian, quando tornerai a fare una partita col Mil Warlock? Non lo so. Quando pensi sia un pirate, ma è solo un cazzo di quest. Matchup negativo, ma è il Jade Druid. Il Jade Druid vince ovunque, tranne se gli bruci gli idoli. Quella è un... Allora. Ah, ce l'hai anche tu, il catastrofista lì. Chi? Il complottista. Quello è il complottista di Warcraft. Un quest? Con questa economia, dice Morgante. Gabbo, sei anche un main Ana? No, Ana... trovo che sia divertentissima da usare, ma non ho abbastanza mani. Sto adesso in questo periodo sto mainando Soldier 76 e Moira. Te lo spacchiamo subito. Ah, ciao piccolo mio. Io stacco dato che il letto richiede la mia presenza. Buonanotte Sire, buonanotte anche lei, consigliere reale per eccellenza. Grazie mille David Zeffiro. Alla prossima. Bravo che peschi, sta a 9. Noi questo è il momento in cui lo migliamo un pochino. Gian, se dono, hai voglia di fare uno spacchettamento o rimandiamo la prossima volta? Uno spacchettamento, in che senso? Uno spacchettamento. Ah, uno spacchettamento. Guarda, se doni quanto basta per arrivare alla soglia, lo facciamo lo spacchettamento. Sono io che non so parlare, non è lui che non capisce. Giovane birraio. La tua mano è piena, lo so. No, mi continuano a chiedere perché non hai abbastanza mani. Perché ho detto non ho abbastanza mani per giocare Ana. Nel senso, non ho le mani abbastanza buone, non ho una mira abbastanza buona per giocare Ana. E poi ogni tanto guardo i video degli streamer americani di Overwatch, guardo Gale Adelaide che gioca Ana e mi deprimo, quindi non la gioco. Però è quello il motivo. Ripperoni, pepperoni, Jade Druid, dei miei... Ah, no, è Gabbo. No, è Gabbo. Quindi stai mainando Call of Duty, sì. Perché fra gli Itzkan è quello con cui mi trovo meglio, perché è quello che sopravvive. Ah, abbiamo la nostra signorina preferita. Qui ci fanno una domanda molto importante. Lazzaro 2000 ci dice... Ah no, scusate, ho sbagliato persona. Ma è Grumvlaski che ci chiede: cereali più buoni secondo voi? Cereali pan di stelle.
sono buoni di Dio. Ok, che sono le una barchette... variazione delle barchette. Per me il classico delle barchette non si può raggiungere. Il fatto è che le barchette dei pandistelli sono più spesse, più cioccolatose. Capito, hai capito? Che droghe. Armatura pronta all'uso. Ah, ti stavano trollando, lo so, però era, cioè, anche io ripensandoci ho detto... è il momento proverbiale. Vai, proverbiamo. Cos'è sta cosa? Le valera! Thanks Overwatch preferito. Come a, per... a me piace molto cosa. Orisa. Orisa non è niente male. Dipende un po' dalle partite. Mi trovo anche abbastanza bene a usarla. Non mi piace come... lore diva, ma trovo che come personaggio sia divertentissimo da usare. E mi trovo anche abbastanza bene. Potresti definire buoni di Dio? Buoni di Dio quando sono buoni un frego. No? Non è quello. Sono buoni un frego. Allora, dammi un paffo nell'ombra. No, non mi dà un paffo nell'ombra. Allora, noi qua facciamo... Perché? Ti stanno... Hanno chiamato... Sì, sì, sì. Le Valira. Le Valira! Cioè, hanno chiamato. Dai, piccoli miei. Forza, ragazzi. Bravi. Almeno uno di voi si è attivato. 5 carte, ok. Stiamo andando abbastanza spediti. Gabbo, dillo pure tu. Sai come fa una mucca senza labbra? Dai ragazzi, mi fa male il costato, ve ne prego. Lui si fa un fracco d'armatura e pesca carte, il che ci dà una mano. Ah, sono un bimbo problematico. Se come main tank su Overwatch uso un off tank? No, perché comunque un tank. E gli off tank, se li sai usare bene, possono cambiare la partita. Dai, tipo un paffo nell'ombra. Una buona Zarya, secondo me, che fa la Graviton in poco tempo, davvero ti spacca la partita in due. 9 carte, dobbiamo rischiare. Dobbiamo rischiare giocando doppio oracolo, necessariamente. Vai. Mi serve, dai, non fare il merda. Dammi un passo nell'ombra. Io ti odio. Ti odio sommamente. Potremmo avere quasi bruciato la partita. Questi ce li teniamo. Facciamo questo. Oh. Davide Appo! Come sempre, complimenti per tutto il lavoro e l'intrattenimento che porti. In bocca al lupo per lo spacchettamento e ciao Gabbo. Ok, finita sta partita, spacchettiamo. Insomma. Ciao Davide Appo. Stavo per dire ciao Davide Gabbo. Cosa? Uè? Devo fare presto. Qui ci dico, allora, questa cosa mi gabba, questa cosa non me l'hanno mai detta, tra l'altro. L'importante è non catafrattarsi, che è sempre brutto catafrattarsi. Ma se già ne è Ezio, con le... Con... Se... Valera! Ezio Greggio, esatto. Ezio di... Vuol dire che dobbiamo trovare un cane per Gabbo Iacchetti. Ok, abbiamo perso tutti i nostri oracoli, adesso la partita diventerà molto molto lenta. Fantastico. Adesso arrivano i passi nell'ombra. Figlio. Fanculo. Figlio di puttana. Che è quella carta fuma? Sta bruciando. Sono divertente. Ok. E basta. Lazzaro 2000. Mio sire, se voi siete il re, Gabbo, il giullare o il consigliere? È il consigliere fidatissimo. Grazie. Perché già, il giullare è Andrea. Gian, quando è che hai trovato Valera Dorata? Non l'ho trovata, l'ho craftata. Perché si meritava di essere craftata. Execution? Ok. Execute. Ho missato il gol di un euro. Vabbè, ma noi lo facciamo comunque, Davide, non ti preoccupare. Andiamo così, dai. Esatto, Twitch fa partire le pubblicità sulla Overwatch League. La Overwatch League che tra l'altro mi impedisce di andare a dormire a orari normali da quando... iniziata. Niente. Comunque. Dimmi un paffo nell'ombra. Un paffo nell'ombra. Eccolo là. Comunque direi che. Stiamo messi bene.
Ah sì? Sei riuscito a recuperare? Sì, cioè nel senso avevamo perso gli oracoli, ma aveva già finito il mazzo il bastardo. Fantastico. Vedi, perché noi abbiamo mirato a pesci più grandi e nel mirare a pesci più grandi noi vinciamo. Noi andremo a vincere. Lui fa armatura, ma non gli basta. Ammirevole. Buonasera dal Messico addirittura. Minchia. Voilà. Sven. Sven. E poi? E poi passiamo perché muore da solo. Girl, you crazy. Oh yeah. Oh my god.